Le notizie economiche e finanziarie più importanti di questa settimana è questo Week in Review. Allora ragazzi, passiamo subito ai dati di oggi. Istat, ci sono i dati provvisori dei prezzi al consumo, quindi CPI fondamentalmente, il Consumer Price Index, e secondo le stime, quello che ci dice l'Istat è che nel mese di novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annua. Quindi l'inflazione rimane negativa per il settimo mese consecutivo, a causa ovviamente soprattutto dei prezzi energetici che sono passati da almeno 8,6% al meno 8,7%, ma come ci dice l'Istat la flessione è meno marcata rispetto a quella di ottobre, perché c'è stata un'accelerazione dei prezzi dei beni alimentari lavorati che hanno avuto una variazione dello più 0,7%. Potete andarvi a vedere poi qua sul sito dell'Istat, questa è una notizia pubblica ovviamente, e soprattutto non solo pubblica ma, come mi piace sempre condividere con voi, la notizia alla fonte, alla radice ufficiale, quindi non la vado a leggere da qualche giornale online, ma direttamente dal sito dell'Istat. E qui potete andare a vedere, come vi dico sempre di fare, andare a vedere che cosa ha causato in questo caso una deflazione dei prezzi al consumo, quindi un abbassamento, una contrazione dei prezzi al consumo. Qui avete nel prospetto 2 l'indice dei prezzi al consumo per divisione di spese, quindi potete vedere i prodotti alimentari e bevande analcoliche, le bevande alcoliche e i tabacchi, l'abbigliamento e le calzature, acqua, elettricità e combustibili, mobili, articoli e servizi per la casa, eccetera, c'è trasporti, comunicazioni. Quindi potete andare a vedere sia le variazioni congiunturali, ovvero novembre 2020, ottobre 2020 rispetto a novembre 2019, ottobre 2019, perché come vi dico sempre non è il dato in senso oggettivo importante, o meglio non è importante solo il dato oggettivo del mese, di questo mese rispetto al mese precedente, ma è importante andare a vedere che cosa è successo l'anno scorso. E quindi andatevelo a vedere, qui nella figura 2 poi avete una grafica veloce che vi fa capire quali sono i beni che sono aumentati, invece quelli che hanno portato indietro l'indice dei prezzi al consumo. Vedete comunicazioni, trasporti, istruzione e poi abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Le notizie di oggi riguardano soprattutto il PMI, Purchasing Managers Index, e l'indice che, come sapete, non lo ripeto sempre ragazzi, è un indice economico importante perché è l'indice che monitora la quantità e la lista degli ordini futuri degli uffici acquisti di aziende selezionate nei vari settori. Perché è importante questo dato? Beh, perché ci dice fondamentalmente che se ci sono tanti ordini nel futuro, vuol dire che le aziende stanno comprando tendenzialmente materie prime, vuol dire che le aziende, se stanno comprando materie prime, perché devono produrre e hanno intenzione di produrre per il futuro. Ecco perché è un indicatore importante. Bene, questo è un indicatore importante. Ve lo faccio vedere qua in Spagna, andiamo a vedere i dati che sono usciti. In Spagna adesso il valore continua a scendere, vedete che c'è stato questo grande recupero, aspettate che ve lo faccio vedere qui in maniera più grande, c'è stato questo grande recupero, poi è sceso nel mese precedente, 2 mesi fa, è risalito e adesso siamo di nuovo riscesi e siamo credo di poco sotto al valore 50, no, siamo proprio a 50 spaccati per questo mese, quindi diciamo non troppo positivo. Considerate che il 50 è un po' il livello 50 è lo spartiacque tra la espansione economica e la compressione, ovvero un'economia che non ha sviluppi e visibilità di crescita nel futuro. Non mi veniva la parola in italiano, scusate, mi sono impuntato. Poi abbiamo il dato del PMI in Germania, che vedete il grafico della Germania ragazzi è completamente diverso, no? Lo vedete qua, lo potete vedere, non c'è praticamente stata la doppia flessione. E il dato riportato del PMI manufacturing, quindi attenzione, non è il services, è il PMI manufacturing, è a 57,8, quindi abbondantemente vi vado a far vedere il grafico, però se ringrandiamo il grafico vedete che rispetto al mese precedente c'è stato una piccolissima flessione. Questo mese, del resto anche in Germania, è il mese in cui scontiamo di più le misure sul coprifuoco e sul lockdown, che anche in Germania sono state applicate.
Vi faccio vedere il dato anche questo è UK, eccolo qua. Vedete che UK, stranamente, il titolo si è invece ripreso, siamo a 55.6, quindi se andiamo a vedere il grafico, in questo momento, e del resto ragazzi il pound ne ha risentito anche in maniera forte di una certa positività dal punto di vista economico. Il pound è tra le valute più forti in questo momento, lo potete andare a vedere nei confronti del dollaro, lo potete andare a vedere nei confronti dell'euro, ma anche il PMI, sempre il manufacturing ragazzi, quindi il PMI manufatturiero, gli ordini continuano a salire, vedete che il dato si porta al di sopra del 50 e rompe soprattutto i massimi di 2 mesi fa che erano stati creati qua, e torniamo quasi ai livelli abbiamo superato i livelli pre-Covid ampiamente, quindi direi positivo il dato per la Germania. È uscito ovviamente anche il dato in Eurozona, e qui ci fanno vedere alcuni paesi. L'Italia 51.5, siamo al punto più basso degli ultimi 5 mesi. Quindi l'Italia, non sono riuscito a trovare il grafico sul sito dell'IHS sull'Italia, non so perché, magari domani ve lo faccio vedere, però il dato si è contratto anche in Italia, siamo tornati a 51.5. Vedete che l'Italia sta meglio della Francia e della Spagna, dove il dato era 49.6, quindi leggermente migliore. Infatti la Francia si trova ad un minimo che è degli ultimi 6 mesi, l'Italia solo degli ultimi 5 mesi, Germania e Netherlands, quindi Olanda. L'Olanda addirittura si trova nel punto più alto degli ultimi 22 mesi, quindi mi sembra che da questo punto di vista, con questo dato, abbia recuperato alla grande. E invece la Nuova Zelanda, invece la Germania, scusate, non so perché ho in testa la Nuova Zelanda, la Germania 57.8, e anche la Germania, come abbiamo visto, invece ha fatto una leggera flessione. Rimanendo sulla Germania, è uscito anche il dato del tasso di inflazione expected, quindi non è il dato finale, quello che ci si aspetta per novembre. Il dato per novembre 2020 è meno 0,3 sullo stesso mese di un anno fa, e meno 0,8, lo leggete qua, sul mese precedente. Quindi continua ad andare in negativo il dato. Come vi dico sempre, poi andatevi a vedere sul dato dell'inflazione quali sono i prezzi e i reparti che stanno portando verso il basso il Consumer Price Index, perché è sempre importante capire settorialmente parlando perché questi dati stanno scendendo. Rimaniamo in Germania, perché è uscito il dato di ottobre 2020 sull'occupazione, e ovvero anche sulla disoccupazione. Bene, quello che vediamo è che le persone che sono in employment, che quindi hanno un'occupazione residente in Germania ad ottobre, non sono aumentate rispetto al mese precedente. Sono aumentate dello 0,2% sul mese precedente, ma con il dato non aggiustato stagionalmente, e sono invece meno 1,3% sullo stesso mese dell'anno precedente. Questo secondo me è il dato più importante, perché è il dato che misura ottobre 2019 contro ottobre 2020. Su quel dato siamo ad un livello di occupazione, attenzione, non disoccupazione, ad un livello di occupazione che scende dell'1,3%. Qui lo potrei vedere dal punto di vista dei grafici, e poi come al solito potete andare a vedere bene che cosa è successo nei vari mesi. Qui avete 2018, 2019 e 2020. Passiamo in Svizzera, perché il GDP della Svizzera fa un bel balzo, nel senso che le aspettative del prodotto interno lordo della Svizzera, il GDP è il Gross Domestic Product, è molto maggiore, quindi è molto più positivo il dato che è uscito rispetto alle aspettative che c'erano. Infatti il GDP sul terzo quarter del 2020 cresce, o meglio cresce rispetto alle aspettative, è cresciuto del 7,2% sul terzo quarter, ed è diminuito di un 8,6% rispetto alla prima metà dell'anno. Considerate che per la Svizzera il prodotto interno lordo è davvero vicino ai livelli di pre-Covid. Qui potete andare a prendere c'è addirittura la versione in italiano del PDF, eccolo qua, quindi potete andare a scaricare il PDF, lo potete aprire e andarlo a, come al solito, andarvelo a leggere. Ve lo riportano non solo in inglese ma anche in italiano. Vedete che fondamentalmente il prodotto interno lordo è cresciuto in maniera vigorosa nel terzo trimestre della Svizzera, è inferiore di un 2% ai livelli di pre-crisi fine 2019,
però sta andando bene, soprattutto sta andando meglio del previsto. Torniamo in Italia, avviciniamoci un pochino, perché è uscito il conto, i conti economici trimestrali, e in particolare nel terzo trimestre, quindi Q3 2020, il prodotto interno lordo, quindi il PIL italiano, è aumentato del 15,9% rispetto al trimestre precedente, ma è diminuito del 5% nei confronti del trimestre del 2019. Ok, come al solito qua andiamo ad aprire lo spaccato, e quello che leggiamo è che il dato sulla crescita del PIL congiunturale era pari al 30 ottobre 2020 era pari al 16,1%, con un calo tendenziale del 4,7%, e il terzo trimestre ha avuto invece 4 giornate lavorative in più del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più del trimestre del 2019. Comunque la variazione acquisita per il 2020 è di meno 8,3%. Qui potete andare a vedere come si sta comportando il prodotto interno lordo dal punto di vista grafico, e queste, come al solito vi dico sempre, andatevi a vedere gli aggregati, quindi andatevi a vedere che cosa è successo dal punto di vista dei consumi finali nazionali, degli investimenti fissi lordi, per capire perché si sta muovendo in questo caso positivamente il PIL italiano. Quindi qua potete andare a vedere poi tutti quanti gli spaccati, i contributi alle variazioni congiunturali e soprattutto nel prospetto 3 il valore aggiunto ai prezzi base per branca. Quindi qui avete le varie branche, agricoltura, industria, servizi, eccetera. Perché come vi avevo detto, ieri pomeriggio è uscito, ma la nostra diretta non ci ha dato modo di poterne parlare, è uscito il PMI, il Purchasing Manager Index, degli Stati Uniti, e quello che vediamo è che, guardate, lo dice proprio la headline qua, è il miglioramento delle condizioni operative da settembre del 2014 per questo dato. Guardate, ve lo ingrandisco qua, è l'incremento più veloce in termini di salita da ottobre del 2018. Guardate qui che cosa ha fatto, e siamo tornati, abbiamo superato i livelli del pre-Covid, 1, 2, siamo tornati qui ai valori del 2018-2019, vedete? Siamo esattamente su questi valori qua. Quindi impulso estremamente positivo per il valore di novembre del PMI, che raggiunge il valore di 56,7. Come sapete ormai, perché ogni volta che analizziamo i dati lo diciamo, il valore 50 fa da spartiacque per questo indicatore economico, e tra l'altro questo è un indicatore economico che a me piace molto, lo spartiacque tra la recessione economica, se quando si sta sotto, e invece l'espansione economica quando il dato sta sopra il valore 50. Quindi è sempre positivo stare sopra il valore 50. Vedete che l'economia qui americana c'è stata, a parte questo grande crollo nel 2008-2009 con la crisi dei subprime, poi si è sempre stabilizzata qua in questo canale, no? Tra i 55 e i 50. Bene, staremo a vedere dove arriveremo. Per ora il dato è sicuramente positivo. L'IHS ha fatto uscire anche, come sempre fa uscire il Global PMI, ok? Il Global PMI, non so se ho preso il dato corretto, ma penso di sì, eccolo qua. Il Global PMI è aumentato a 50,8 ed è un segnale di estrema crescita, veloce crescita da gennaio di quest'anno, ok? Quindi vedete che anche il globale, ragazzi, viene calcolato a livello mondiale, ovviamente, no? Quindi eravamo crollati a livelli bassissimi, guardate qua quanto eravamo crollati, e abbiamo rimbalzato e siamo arrivati ai livelli, direi a livelli, qua siamo a inizio 2020, fine 2019, quindi ai livelli quasi di pre-Covid, vedete, manca veramente poco, eccolo qua, questi sono i livelli di pre-Covid, quindi positivo anche questo dato. L'Europa, la Russia e la Cina guidano il rimbalzo che abbiamo visto da luglio, ok? Qua lo possiamo vedere nel grafico, in questo grafico vedete la linea verde è UK, la linea gialla è gli Stati Uniti, la linea arancione è l'Eurozone e il Giappone è la linea azzurra. Vedete che Eurozone e UK guidano il valore del PMI crescente, più crescente degli altri paesi, anche più degli Stati Uniti, che si fermano qua, vedete gli Stati Uniti stanno qua sotto. Questo dato, attenzione, non è il dato però aggiornato a novembre, quindi è un dato, essendo globale, sta indietro di circa un paio di mesi, quindi sarà molto interessante vedere quando riuscirà questo dato aggiornato a novembre, perché secondo me l'America avrà completamente cambiato la sua posizione. Torniamo un po' all'attualità, andiamo in Canada.
In Canada è stato rilasciato il GDP, cioè il prodotto interno lordo, e quello che vediamo è che il prodotto interno lordo in Canada è cresciuto dell'8,9% nel terzo quarter, quindi parliamo del terzo quarter, però ha seguito un 11,3% di caduta rispetto al secondo quarter e soprattutto un 1,1% di declino dal primo. Quindi, primo quarter ha fatto un meno 1,9%, rispetto al secondo quarter ha fatto un meno 11,3%. Il dato secco del terzo quarter del 2020 è un 8,9%. Considerate che rispetto allo stesso quarter, quindi allo stesso trimestre dell'anno scorso, 2019, siamo giù del 5,3%. Quindi vuol dire che è sempre importante fare il paragone con l'anno precedente. Vuol dire che l'economia rispetto all'anno scorso in Canada, come del resto, ragazzi, in tutti i paesi del mondo, non è che sta andando benissimo. Andiamo a vedere, sempre rimaniamo in Australia perché ho visto un altro dato, è stato rilasciato proprio nella giornata di oggi dall'Australian Bureau of Statistics. L'attività economica è aumentata del 3,3% in settembre. Ok? E quindi interessante notare questa cosa. Vedete che questo è il gross domestic product, misurato in volumi. Vedete, c'è stato il rimbalzo, ma siamo ancora molto distanti dai valori che avevamo a dicembre 2019. Per il Canada. Quindi, però, dal punto di vista economico, c'è questo dato che misura l'attività dell'economia che è positiva. Parlando di disoccupazione, chiudiamo le notizie della giornata di oggi, sugli occupati e i disoccupati in Italia. Ok, questi sono i dati provvisori. A ottobre ci dice l'Istat che il numero di occupati diminuisce lievemente rispetto al mese precedente e aumentano i disoccupati e calano poi gli inattivi. Guardate, voglio andare a vedere qua il report completo. Quello che andiamo a vedere è che, allora, andiamo a vedere subito il grafico così ci rendiamo conto. Questo è il grafico dell'occupazione. Vedete, siamo scesi, poi siamo risaliti un pochino, adesso c'è un momento di stallo. Il tasso di disoccupazione rimane pressoché costante, forse scende un pochino, nel mese di ottobre. E gli inattivi, che sono quelli che vanno dai 14 ai 64 anni, vedete sta scendendo, sono i valori assoluti questi destagionalizzati, e qui potete andare a vedere lo spaccato sul prospetto 1, della popolazione per genere e condizione professionale, quindi potete vedere uomini, donne, occupati e disoccupati, gli inattivi 15-64 anni, quindi potete andare a vedere poi gli spaccati se vi interessa approfondire. Il dato comunque non è sicuramente un dato rincuorante e questo è ottobre. Immagino che a novembre la situazione potrebbe ancora peggiorare un pochino. La seconda notizia che volevo condividere qui con voi e parlare qua con voi è la notizia dell'OPEC. Oggi ci sarà la riunione e ci sono negoziazioni un po' tese, a dire la verità, anche se sono stati fatti dei progressi e il petrolio, o meglio, quello che sta cercando di fare l'OPEC è di andare a raggiungere un accordo sulla limitazione della produzione. E quindi sta avviando dei tavoli di discussione con la Russia e con l'Arabia Saudita e sembrerebbe che con la Russia, anche se un accordo non è stato stretto, ci sia comunque almeno intesa. Sapete che è importante raggiungere questo accordo per l'OPEC, ragazzi, ve lo dicevo ieri quando siamo andati a vedere il prezzo del petrolio. Se il prezzo del petrolio ha una domanda che è scarsa, che è ancora bassa e non si è ancora ripresa, beh, se vogliamo vedere il prezzo tenere a questi livelli a cui è arrivato e non vederlo scendere ancora, necessariamente dovranno agire sulla domanda, no? Perché il prezzo di una materia prima è sempre in relazione di domanda e offerta. Se a un certo punto la domanda scende, devi regolare l'offerta per poter non far crollare i prezzi. Quindi bisogna stare molto molto attenti. E quindi di questa notizia parleremo anche domani, probabilmente, perché è proprio in questi momenti che l'OPEC si sta riunendo. ADP, Employment Reports di novembre 2020, e vediamo che il National Employment Report, attenzione, qui parliamo di occupazione. L'ADP è una società che emette le buste paga e quindi emettendo le buste paga per la maggior parte delle aziende negli Stati Uniti riesce a poter dare il report, la reportistica sull'occupazione, no? E quindi vediamo che in questo mese il cambio del non farm
private, quindi non è il non far payroll, ha visto un incremento di 307.000 unità, di cui 110.000 sulle small business, sulle piccole aziende. Volevo farvi vedere il precedente. Il precedente invece ad ottobre 2020, quello che avevamo visto era che c'era stato un national employment di 365.000 unità, quindi ci siamo abbassati, e 114.000 per le small business. Invece siamo questo mese abbiamo quasi 60.000 unità in meno, no? Vedete, 307.000. Quindi il dato va preso in questo, e va secondo me interpretato in quest'ottica, che stanno diminuendo il numero di buste paga che vengono emesse, e quindi è diminuita tra ottobre e novembre la quantità di persone che hanno un'occupazione necessariamente, no? Dato importante che è uscito da parte dell'Eurostat, mi riferisco al retail trade, e quindi le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,5% sia in euro area che per l'Unione Europea. Guardate qua i grafici, vedete, stanno andando abbastanza bene, stanno continuando a salire, hanno avuto un piccolo ritracciamento il mese precedente, ma adesso sono aumentate. Volevo farvi vedere in questo spaccato, come sempre mi piace fare, andarvi a far vedere quali sono i settori che hanno beneficiato di più rispetto ai mesi precedenti, no? E qui guardate, questo è il dato di ottobre e questo è il dato di settembre. Per esempio, food, drinks e tobacco, a settembre stavamo a meno 1,4, adesso siamo a 2,0, quindi in territorio positivo. Andiamo a vedere qualcosa che invece è diminuita, eccolo qua, automotive fuel, che stava a meno 1,5 a settembre e sta a meno 3,7 ad ottobre. Vedete, questo è un altro settore che comunque va ad impattare sull'utilizzo del petrolio, ed è un settore che sta ancora soffrendo, quindi è sempre interessante vedere queste cose. E poi qua abbiamo lo spaccato invece per paesi, e qui possiamo andare a vedere l'Italia, eccola qua l'Italia, qui abbiamo i vari dati, di poter andare a vedere poi con calma. Seconda notizia riguarda invece l'OPEC Plus. Ne abbiamo parlato come questi giorni ci fossero tensioni da parte dell'OPEC, perché doveva riuscire a raggiungere un accordo. Bene, l'accordo è stato raggiunto e verranno aggiunti 500.000 barili al giorno di petrolio, quindi questa sarà la produzione a partire da gennaio 2021. E sembrerebbe che questa sia l'accordo che è stato raggiunto. Il petrolio tutto sommato non l'ha presa malissimo questa notizia, vi vado già a dire che, ve lo faccio vedere un po' in anticipo il grafico, fatemi fare un po' di zoom, ci sono un po' di disegni perché sapete qua ho un'operazione, e vi ricordate che vi avevo fatto vedere questo primo impulso rialzista, questo ritracciamento, questo secondo impulso rialzista che aveva rotto una struttura importante qui a 43,70 dollari, e poi si era formato questo canale discendente che poteva essere effettivamente visto dal punto di vista della price action e di analisi tecnica come un pattern di prosecuzione del trend al rialzo. E effettivamente la candela di oggi rompe al rialzo, considerate che fa quasi un più 1%, il prezzo si porta in prossimità dei 46,49, e quindi adesso staremo a vedere se effettivamente questa notizia ha tranquillizzato i mercati e il petrolio potrà tornare a far visita ai 50 dollari, che sapete è un po' una struttura psicologica, un livello importantissimo per questa materia prima. Ed ecco qui la notizia che ieri, ragazzi, ha fatto tremare i mercati. La Pfizer ha fatto scale back, cioè è dovuta un po' tornare indietro rispetto alla sua produzione, e dice che ha tagliato la produzione da 100 milioni di dosi, prima ho detto 100.000, non mi ricordo, 100 milioni di dosi a 50 milioni di dosi a novembre. Il target che era stato annunciato prima era appunto di 100 milioni per la fine del 2020. Diciamo che la Pfizer, se andare a leggere l'articolo, quello che dice è abbiamo comunque intenzione di arrivare a quella produzione, ma in questo momento questo è quello che riusciamo a fare. E guardate, ve lo faccio vedere che cosa è successo ieri sull'S&P 500. Prendo l'S&P 500 solo per prendere un esempio, ma sui mercati americani è successo un po' su tutti i principali indici. Andiamo a vederlo qua sul continuous. Guardate, scendo a time frame orario, ok? Perché voglio farvi vedere proprio a livello orario che cosa è successo ieri. E quando c'è stata questa notizia, vedete qua, guardate, i mercati sono saliti 3 dicembre, vedete, erano arrivati a superare i massimi storici che erano questi, quindi parliamo dei 3669,
i mercati erano arrivati in alto e poi boom, qui annuncio della notizia, guardate, guardate, ve lo faccio vedere sul quarto, sul time frame ancora più basso per farvi vedere proprio l'entità del crollo che c'è stato a fronte di questa notizia. Guardate, mercati che sono saliti, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei candele al rialzo che arriva nei massimi storici, una candela che spazza via tutto quanto il rialzo che è stato fatto, non so, è arrivata a toccare i minimi del 3 dicembre a 3650. Poi per fortuna ci ha rimbalzato e il prezzo piano piano è potuto tornare verso questi massimi. Vedete, questo è il pre-market di oggi, adesso fatemi tornare sul giornaliero e vabbè, la facciamo dopo analisi, però volevo farvi vedere quello che era, che era successo su Pfizer, e ve lo faccio vedere anche su PFE, quindi sul titolo direttamente della Pfizer, quello che è successo ieri, perché l'azienda ne ha risentito parecchio. Ieri ha perso l'1,74%, vedete qui c'era stato questo bel incremento che era riuscito a rompere i massimi del 9 novembre. Dopo il 9 novembre il prezzo, vedete, era tornato indietro, aveva usato come supporto la media 50 periodi, ci aveva rimbalzato sopra ed ecco qui che era tornato intorno ai 41,34 e ieri invece ha chiuso a $40. Oggi in pre-market siamo già a 39,96, quindi un pre-market leggermente più basso. Vediamo se il prezzo rimbalza o se questa notizia non verrà presa per niente bene dai mercati. Veniamo a delle notizie italiane. L'Istat comunica il retail sales, cioè il commercio al dettaglio, e a ottobre si stima che ci sia un aumento rispetto a settembre però dello 0,6%, e sono in crescita le vendite dei beni alimentari dello più 0,8% e dello 0,6%, le vendite dei beni non alimentari mostrano invece un lieve aumento solo dello 0,3%. Nel trimestre agosto-ottobre 2020 queste vendite hanno visto un aumento congiunturale del 7,6%, e invece su base tendenziale a ottobre le vendite sono aumentate del 2,9%, ok? Volevo farvi vedere il dato, l'allegato, diciamo così, originale, dove potete andare a vedere tutti quanti i grafici, e in particolare, eccolo qua, aspettate che lo, eccolo qua, vedete che questo grafico ha superato questo mese il precedente valore pre-Covid. Lo abbiamo superato, questo è il 2020, e stiamo superando anche il valore più alto del 2019. Vedete, qua c'è stato il crollo, il recupero e siamo proprio verso i massimi. Quindi interessante questo dato economico. Come al solito potete andare a vedere poi gli spaccati con il settore merceologico, alimentare e non alimentare, e poi qui grande distribuzione, imprese operanti su piccole superfici, gli esercizi non specializzati. Come dico sempre, soprattutto con la figura 3 è quella che ci dà una visione più a 360 gradi di quello che è il commercio al dettaglio per gruppo di prodotti, e qua vedete che dotazione per l'informatica, telecom e telefonia è quella che è aumentata di più del 26%, elettrodomestici del 18%, anche perché ragazzi queste due categorie sono anche categorie che servono ai lavoratori per lavorare da casa. Quindi da una parte le aziende si dotano di queste apparecchiature, dall'altro i lavoratori si dotano di queste apparecchiature, ed ecco qui che aumentano le vendite, no? In contrazione invece sono i settori che stanno soffrendo di più: calzature, articoli in cuoio, articoli da viaggio, cartoleria, libri, giornali e riviste, abbigliamento e mi piace sempre il cuore quando vedo che i libri sono una di quelle spese che diminuiscono in un momento storico di questo tipo. Abbigliamento, altri prodotti, gioielleria, orologeria, prodotti farmaceutici, sono tutti quanti in discesa, gli altri invece quindi in deflazione e le altre sono in inflazione. Bene, altra notizia interessante pubblicata dall'Istat: le prospettive per l'economia italiana 2020-2021, molto molto interessante. Quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le proiezioni, parliamo di prospettive, quindi di proiezioni future. Andiamo a vedere qua se c'è una sintesi. Ok, è un po' lunga leggerla, però vi voglio far vedere che il PIL per il chiusura 2020 è stimato a meno 8,9%. Considerate che nel 2019 eravamo a 0,3%, però poi è previsto un recupero forte nel 2021 con più 4%, quindi molto positiva. Per quanto mi riguarda, vi direi un po' troppo positiva la stima per il 2021 del prodotto interno lordo.
Staremo a vedere che cosa succederà. Qui c'è anche quali i contributi alla crescita del PIL, no? La domanda interna, la domanda estera, variazione delle scorte. Sempre interessante vedere quello che ci si aspetta di raggiungere, di ottenere in termini di obiettivi nel futuro. Chiudo sempre nel mercato italiano, poi passiamo ai grafici, ragazzi. Chiudo facendovi vedere il mercato immobiliare, che voi sapete è sempre un mercato che io tengo d'occhio, per me è un leading indicator, comunque è un indicatore che mi dice come si stanno muovendo o come si potrebbe muovere l'economia. Bene, e in particolare questo dato misura le compravendite e i mutui di fonte notarile, quindi quante persone sono andate dal notaio per accendere un mutuo o una compravendita, un acquisto di una vendita ovviamente di una casa. Bene, allora, rispetto al quarto trimestre del 2019, le convenzioni notarili bla 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 sono aumentate dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e il settore abitativo segna variazioni positive in tutte le aree geografiche del paese. Sud più 1,8%, isole più 1,6%, nord-est e nord-ovest più 0,7%, ad eccezione del centro meno 0,1%. Qui potete andare a vedere l'allegato, e ovviamente questo dato, ragazzi, è sempre in ritardo, perché questo dato parla della situazione di ultimo trimestre del 2019, ma è sempre utile andarlo a vedere. Quindi diciamo che quest'indice fondamentalmente cresce.